Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch Blasters. Nella scorsa puntata abbiamo completato un nuovo capitolo con tanti boss, quindi mi raccomando andate a recuperare gli scorsi episodi, perché in effetti ce n'è stato molto più di uno, ne abbiamo fatti tantissimi, alcuni anche particolari. Allora, oggi continuiamo con un nuovo capitolo e quindi nuovo rango, nuove storie. Dobbiamo andare nella Val d'Oro del passato, però vediamo, c'è qualcuno che già conosciamo abbastanza bene, anche se ci chiede... Ah, è un colloquio, Whisper sta facendo un colloquio. Allora, facciamo i seri. Iniziamo il colloquio. Allora, come ti chiami? Rivelazione, sono il fortunato Trispecchio. Perché vuoi unirti a Blasters? Ho sentito che ultimamente questa squadra ha fatto grandi cose. È vero. Quali sono le tue abilità speciali? Viaggio nel tempo. Sei dei nostri. Ma stai scherzando? Si dice le faremo sapere, poi magari dopo le si ricontatta, ma subito? Così? Nuovo capitolo, capitolo 8, il segreto della formazione Blasters. Ragazzi, mi raccomando, tantissimi pollici in su di supporto per questa serie, ve lo ripeto sempre, giusto perché voglio ringraziarvi nel frattempo per tutto quello che state facendo. E quindi vediamo, il sergente Baba, mi fa morire il sergente Baba. Wow, contro Rispecchio potremmo viaggiare nel tempo. In tal caso so esattamente dove andare. Nella Val d'Oro del passato potremmo viaggiare quanto ci pare. Il mondo del passato, che idea grandiosa, ci sto al 100%. Potremmo persino incontrare un sacco di yokai classici. Davvero, io preferirei andare nel futuro, non nel passato. Sì, anch'io, per provare le barrette di cioccolato future. Basta con questa lagna, il sergente ha già deciso. Rispecchio vi attenderà al piano terra. Viaggerà con voi sulla Blaster Mobile e vi condurrà nel passato. Non appena siete pronti, filate a Val d'Oro del passato, forza! Ah, dobbiamo andare direttamente... Dov'è che devo andare? Allora, ha detto che si trova all'ingresso, Trispecchio? No, perché me lo dimentico? Ah, è qua, eccolo. Viaggio nel tempo, svela. Ah, ma dobbiamo comunque parlare con lui. Ma guardate com'è tutta lucida la Blaster Mobile. Ok, dobbiamo comunque andare dal sergente Quadro per andare avanti nelle missioni. Quindi, selezioniamo una missione. Infatti mi sembrava strano di dover andare da un'altra parte per andare avanti. Eccoci qua, missione a Val d'Oro del passato. Ferma gli yokai del passato, vai a Val d'Oro del passato. Anche tra gli yokai classici ci sono i cattivi. Perfetto. Possiamo trovare Bovindovino. Cioè possiamo ottenerlo come magari ricompensa. Accettiamo questa missione e andiamo, signori. Ci siamo. È diventata una macchina del tempo, non ci credo. Accendiamo i motori, Blasters in missione nel passato questa volta. Che bello. Tutta l'animazione è differente. Quindi grazie a Trispecchio la nostra Blaster Mobile diventa anche una macchina del tempo. Sempre più ritorno al futuro. Cioè siamo passati da Ghostbuster a ritorno al futuro. Fantastico, abbiamo viaggiato nel tempo. Ora andiamo a visitare Val d'Oro del passato. Ma non c'è niente. Troppa, non dimenticate che siete di pattuglia. Vediamo se c'è qualcosa. Ah, là sopra, però là sotto c'è un'altra sfera Oni che mi sono dimenticato. 15 da sconfiggere? Sono tanti. Sono davvero tanti. Comunque, va bene, dai. Così facciamo un bel giretto nella Val d'Oro del passato. Che cosa vi ricorda Val d'Oro del passato? Abbiamo un sacco di ricordi qui con il gioco normale, con Yo-Kai Watch. E niente, speriamo che ci sia tanta roba interessante anche qui. Ok, una Decadama sarebbe apprezzata. Giusto per rivederla, l'abbiamo sconfitta in tutte le salse, ovunque, in tutti i giochi di Yo-Kai Watch, più volte, per allenarmi, per vincere il finire il gioco, per 2000 motivi. Ok, siamo di qua. Ma sono tutti quanti lì in mezzo! Sarà qualcosa di difficile e io direi di mettermi Komazan, perché è una bella mossa che può attaccare tutti quanti. E se qua trovo... questo qui serve per rianimare. Va bene, andiamo. Andiamo. Eccoci! Sono un sacco di leccatino. Carica! Vai! Ok. Volevo fare quell'attacco caricato per attaccare tutti, ma ci stanno attaccando praticamente a uno a uno. Ciclopino! Eccolo, gira volte! Vai! Ok. Evviva, ora l'uovo d'oro è davvero sicuro, ragazzi. Ma non lo so, in realtà. Sono a gruppi da 5. Io mi sposterei sempre al solito con Gibanian perché è il più veloce. Anche se sono a gruppi, però attaccano quasi singolarmente, quindi non sono così difficili. Vediamo però di non abbassare la guardia e di stare attenti. Eccoli gli altri, c'è Pelocodo.
ci sono tutti quanti. Ecco, adesso attaccano tutti insieme, perfetto. Ragazzi, una mano, un aiutino, sono da solo? Ma vabbè, proprio adesso, nel mezzo dell'azione. 4, 5, 6. Nel frattempo c'è la battaglia che imperversa. E vabbè. E noi abbiamo fatto fare tutto alla squadra. Per una volta che lavora la squadra al posto nostro. Non si vede niente nemmeno con tutto lo zoom tolto. Però credo che siano lontani da qui. Ma dove stanno gli avversari? Dove sono i nemici? Voglio scoprire dove sono i nemici. Ne mancano altri 5. Qua non c'è niente. Forse in alto. Forse a nord-est. Qua posso passare? Sì. Ok, mi sa che dobbiamo risalire e andare da quella parte. Eccoci qua. Forse sono proprio là sopra, in altissimo. Vediamo. Vediamo, saliamo di qua. Saliamo di qua. Ah, sono lì, sono a destra. Li ho visti. Li ho visti finalmente. Quindi tutta questa parte... Ma qua a sinistra? Ve lo ricordate qua? C'è anche il tempio. Vediamo, facciamo questa pazzia di andare fino a qua sotto. Per vedere dei posti che è da tantissimo che non visito. C'era il tempio. Il tempio per le fusioni. Per... cos'era? O era per le fusioni o era per la gemmagia, qualcosa del genere. Sarà la gemmagia più che le fusioni. E da questa parte... No, non dirmi che si può andare nella piana ciabatta. Non si può andare nella piana ciabatta. Perfetto, ci ho provato. Tristemente me ne torno da dove sono venuto. Ok, ho visto dove sono. Quindi adesso li possiamo trovare. Li vedete? Sono in alto a destra nella mappa. Nel frattempo abbiamo preso un bel po' di sfereoni. Beh, ne ho 500. Ma non è che ce ne siano tantissimi in giro. Abbiamo preso quelle che potevamo. Dai, Gibanyan, corri a più non posso. Corri a più non posso. E... io vorrei salire però. Ecco qua, saliamo. Dov'è la vecchia scuola questa? Vedo che è la vecchia scuola. Ci sono i farabutti alla scuola, esatto. La vecchia scuola, me la ricordo bene. Signori, un bel tafferuglio. Sempre Gibanyan vuole fare amicizia con tutti. Va bene, ok, ci sto. Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque. No, non ho preso nemmeno uno. Ok. C'è una sfera G. C'è una sfera G. Gibanyan, valla a prendere. Gibanyan, valla a prendere. No, c'è un muro che ci divide. C'è un muro che ci divide. Eccola, l'ho presa. E andiamo dai nostri avversari con la potenza della sfera G. Dai, toglietevi. Muri, cose. Che ci fate in mezzo? Eccoli qua gli altri. Via. Guardate quanto sono forte con la sfera G. Ok, aspettate un attimo, prima tolgo di mezzo tutti loro, perfetto. E poi faccio amicizia con un altro pelocodo. Io ne avrei abbastanza in realtà. Che succede? C'è Overnian. Oh, sei tu, un attimo. Volevo fare amicizia. No, non posso fare amicizia. Ma c'è Overnian, signori, c'è Overnian. Ciao Overnian, da quanto tempo? Con amore, fegato e coraggio. Ok. Incipile eroe Maximus Mask. Sono il difensore di tutti. Il mondo è mio amico. Al massimo. Che forza. Ah, ma devo affrontarlo. Ma togliti pelocodo. Togliti pelocodo, c'è Overnian qui. Cioè tu già tanto ho fatto amicizia con un tuo amico identico. Quindi vabbè, facciamo così. Iniziamo intanto da lui. Non puoi più fare amicizia con... vabbè, certo. Gnomino, bovin dovino. Ci sono tutti quanti. Ok, obiettivo completato. Ce l'abbiamo fatta. Siete più forti di quanto pensassi. Overnian, davvero non ti ricordi di noi? Che cosa? Non ci credo. Sei Gibanyan. Ah, si è ricordato. La faccenda può aspettare fino al vostro ritorno, truppa. Va bene, allora torniamo. Infatti ci stavo rimanendo male. Ho detto, perché ci attacchi Overnian? Siamo sempre stati così tanto amici. Però adesso finalmente se l'è ricordato. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, Overnian. Dopo tutto quello che abbiamo fatto. Come puoi non ricordarti di noi? Non so se ci arriveremo alla porta, visto che ovviamente è spawnata da tutt'altra parte. Vabbè, vi ho fatto fare il giro turistico di tutta la città, perché siamo stati ovunque. Poi da qua ovviamente non si può tagliare da quella stradina. E quindi andiamo di qua. No,
Ormai devo prendere la porta. Ormai devo prenderla io. Vai. Perfetto. Ormai l'ho presa. Ho guadagnato 5 secondi. Ok. Ok, ok. Bene. Un gradito ritorno quello di Overnian. Che a me piace un sacco, Overnian. E rieccoci qua. Il ritorno è sempre attraverso la porta, senza macchina del tempo, eccetera. Eccoci! Missione completata! Saltiamo. Pam, pam, pararam, pam. Ok. Ok, il tesoro, vediamo. Terzo premio, te pareva. Ok. Ok, il pelo codo già l'avevamo preso, infatti il secondo non l'ho nemmeno preso perché volevo sconfiggere Overnian. E l'altro è il leccatino, che più o meno sono i due che abbiamo più trovato. C'era anche Ciclopino, c'era qualcun altro, ma c'erano loro due di più nella Valdoro del passato. Ok. Ciao Overnian. Mi dispiace, sono giunto alla conclusione sbagliata. E pensare che credevo che Giban e gli altri fossero i cattivi. Overnian, che cosa fate da queste parti? Siamo di pattuglia, difendiamo la città degli yokai cattivi. Pattuglia, anche voi siete dei Blasters? Blasters? Che roba è? Non ho mai sentito parlare dei Blasters, allora vuol dire che... L'epoca di Overnian è precedente a quella dei Blasters? Noi siamo gli eroi che proteggono la città, la squadra Tutt'osso Maximus. Tutt'osso Maximus? Ma se Tutt'osso... Ragazzi, siete incredibili, la battaglia di prima è stata grandiosa. Ultimamente siamo stati grandi, in effetti. Givanian si sta prendendo un sacco di... Cioè, la modestia proprio l'ha buttata via. Se non è un problema, ci prestereste un po' della vostra forza? Siete nei guai? Beh, nella nostra epoca gli yokai cattivi appaiono spesso a Valdoro del passato. Gli abitanti della città vivono ogni giorno nel terrore. È terribile. Noi della squadra Tutt'osso Maximus facciamo del nostro meglio per proteggere la città, ma... Ci sono troppi yokai malvagi ed è sempre più dura. In questo caso contate pure su di noi. I Blasters sono gli alleati di tutti gli yokai nei guai. Gibanian, grazie. Ok, dobbiamo fermare gli yokai del passato, la Valdoro del passato, insomma. Allora, facciamo così, andiamo al centro di comando. Non è che, cioè, io ogni volta ci provo, non è che Overnian vuole diventare il nostro amico. No, eh. Comunque, la cosa che mi ha fatto strano è che la squadra Tutt'osso Maximus, ma Tutt'osso, è il boss che abbiamo affrontato anche più volte con la nostra squadra. Attenzione, c'è un altro boss qui. Sconfiggi Mangiavita, missione di prova dal maestro Mew, sconfiggi il suo allievo alla svelta. Livello consigliato 27. Sarà difficilissima questa. Allora, io direi invece di fare questo insieme, cuore, fegato e coraggio. Poi magari spuntano le missioni secondarie. Nel prossimo appuntamento facciamo quella di Mangiavita più queste altre. Io da qua posso... Ah, posso rifarle comunque quelle vecchie. Ok, perfetto. Sconfiggi gli yokai diabolici. Gli yokai malvagi appaiono a Valdoro del passato con Overnian al massimo. Andiamo. Quella la facciamo la prossima volta. Che adesso non voglio fare un boss. Già abbiamo Overnian che è venuto a trovarci, che mi ha fatto troppo piacere. E quindi accendiamo i motori. Blasters in missione. Non me lo sono dimenticato. Ah, ah, ah. E si va di nuovo al Valdoro del passato. Di notte però. E spawniamo di fronte a un avversario. Abbiamo un sacco da fare. Ci sono 5 yokai malvagi tutti insieme. Sono qui da qualche parte. Scommetto che si stanno nascondendo. Trovateli e dategli una bella lezione. Ok, allora andiamo. Sperando che comunque il mio 3DS non sia troppo stanco. 3DS, non ti stancare troppo, perché lo sai, sei un vecchiotto. Quindi avete presente anche gli yokai, quelli là più vecchi, no? Sono lenti, lenti, lenti. Comunque il primo l'ho spottato. È qui vicino. Eccolo qui. Nelle tenebre. Arriva. È uniguerriero. La sua difesa è veramente tosta. E allora dobbiamo colpirlo quando non si difende. Adesso è inutile. Adesso, quando prova ad attaccare, dobbiamo colpirlo il più possibile. Vai, vai, vai. Dai, 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 che manca pochissimo. Perfetto. E il primo è andato. Cristallo audace. Ben fatto. Avete fegato. Sì, anche intestino. Tutto l'apparato digerente, insomma. Non mi manca niente, per fortuna. Ok, a parte queste battute squallidissime. Ma che c'è? Un oggetto. Vabbè, siamo già full. Allora, scendiamo da qua. Questa... No, non da qua. Da qua. Ok. Questa è la strada che avevamo fatto poco fa. E infatti là sopra c'è uno di questi yokai malvagi. Sono 5 in tutto. Ok.
Ok, una bella pattuglia notturna contro questi yokai malvagi. Come vi permettete a spawnare qua? Quietana! Laggiù! È Quietana! Attenzione alla sua spada magica! Stiamo attenti! Attenti quando prova ad attaccare. Ok, siamo però stati bravissimi. Siamo stati bravissimi. È un ottimo allenamento. È un ottimo allenamento. Un guerriero aveva una difesa eccezionale. Quietana, un attacco eccezionale. Sono sicuro che adesso ci sarà qualcuno che incanta. Qualcuno che si cura. Un po' di tutto. Comunque, no, please, Nintendino, che dobbiamo fare? Vabbè che qua è un momento buono, se proprio devi stancarti, devi riposarti un attimo, fallo adesso, che mi sto solamente spostando, ma quando lotto devi essere al 100%, eh? Quindi mi raccomando, parliamo solamente io e te, non c'è nessuno che ci sta ascoltando in questo momento, tranquillo, ti proteggerò da tutti quanti quelli che vorranno criticarti. Bastian! Che poi in effetti, cioè, questo gioco ero sicurissimo al 100% ed è ovvio che sia per Nintendo 3DS, in molti me l'hanno chiesto, ma già l'avevo chiarito, l'avevo detto 2000 volte, quindi è ovvio. Però sarebbe figo vedere un qualcosa per Switch, un porting, un qualcosa di particolare. Sarebbe molto figo avere un gioco del genere con la grafica di Switch. Corocchio, non fatevi spaventare da tutti quegli occhi, non si vede, c'è un albero in mezzo. Corocchio, un attimo. Crocchio, come ti chiami? Crocchio, prezzemolo e Pinocchio. Non si vedeva. Ecco, perfetto. E un altro, è andato. Abbiamo abbattuto Crocchio. Ah, la sfera Oni qua sopra mi mancava. Eccola. Ok. Possiamo uscire da qua. E dov'è il prossimo? Dov'è il prossimo? Where is the next one? E dai. Non vi spaventate, uscite fuori dall'ombra col fango. Tu che sei poco importante, togliti. Ok, penso che siano qua sotto, è l'ultima zona che ci manca. Eccoli, uno. Il quinto però, ah, è lì a sinistra, ok, l'ho visto. Va bene, ormai andiamo qua, visto che ci siamo. Ok, toglietelo di mezzo, io vi sto a guardare questa volta. Va bene, ce l'hanno fatta, fidatevi, anch'io non ho visto niente perché si era fermato, ma fidatevi, ce l'hanno fatta. Ok, abbiamo ancora un altro avversario qui, Folfango, cerchiamo di toglierlo. È apparso Comparsol. C'ha l'ombrello pure. Nel frattempo c'era anche quell'altro yokai, ma se lo sono tolti di mezzo comunque, ok. Allora, lui è un po' più completo perché sia difende che attacca con quell'ombrello. Ok, manca comunque poco. Perfetto. Questo è quello che meriti per aver trattato male Parsolino. E cioè, come mai difendi Parsolino? Perché gli piace. Mi è sempre piaciuto. No, volevo prendere quella sfera Oni. No, ma è troppo lontano quell'altra. Andiamo. Andiamo dritti verso il prossimo obiettivo. Dov'è la sfera G? Dov'è la sfera G? Eccola. Grande cambiamento. Questa sfera G è una cosa in più. Secondo me non cambia tantissimo quello che è il gameplay, perché spunta così a caso e ti dà un bonus a tempo, che sì, può servire, ma come potete vedere, se mi spunta lì e io poi mi devo fare tutta questa strada per andare a prendere l'avversario, non ci arrivo. E infatti non ci arrivo con la sfera, perché dura troppo poco. Dovrebbe essere magari meno frequente, ma che magari duri per tutto il livello. Poi Disnero, quello è Disnero, attenzione alla sua magia del vento. Ok, infatti c'era quello che fa la sua magia, una specie di ranger. Anzi, non c'era quello che si curava. Prendi questo, ok, comunque ce l'abbiamo fatta. Ecco, questa è fatta. Non avrei mai creduto che potesse sistemarlo così in fretta. Sistemarli, sono in 5. Oh, i blasters fate sul serio. Oh, non mi sono ancora neanche scaldato. Whisper, tu non combatti mai. Ecco, sono troppo stanco per... In ogni caso, voi ragazzi avete salvaguardato la pace di Baldoro del passato. Di nuovo, vi ringrazio davvero. Prego. Ok, qua c'è la porta. E torniamo. No, non colpire la porta del Gimagno, ci serve per tornare nella base. Perché altrimenti come fai a tornare se la rompi? Non possiamo. Ok. Nella prossima puntata faremo sicuramente quel boss. Quindi questo qui adesso lo saltiamo. Faremo quel boss che è un'altra prova del maestro Mew. Quindi ci sarà da divertirsi sicuramente. Ok.
E prendiamo il primo premio, Lady Kollung. Finalmente il primo premio. Perché non avevamo ottenuto nessun altro yokai in questa missione, quindi ci ha dato un'altra medaglia. Ok, salvataggio completato, perfetto. Non credevo che a Baldore del passato accadesse tutto ciò. Insieme a Overnian saremo imbattibili. Sì, infatti, però lo voglio in squadra, Overnian. Che succede? Eccolo! Vieni in squadra con noi. Ragazzi, uno yokai malvagio è tornato a Baldore del passato. E non è tutto, questa volta è enorme. Non può essere un grande mostro del passato. Ma è terribile. E non mi crederete, ma pare che non ce ne sia solo uno, bensì tre. Perché gli yokai malvagi vengono ancora qui? Pare che il sigillo dell'inferno infinito abbia iniziato a rompersi. Sembra che molti yokai spettrali fossero laggiù, dormienti. Se è così, allora perché non sigilliamo di nuovo l'inferno infinito? È impossibile. L'inferno infinito è pieno di enigmi incomprensibili. L'abbiamo già sigillato. Però si è tolto il sigillo. Dopo aver lottato così a lungo, la squadra Tutt'osso Maximus è sfinita. Se andassi in missione adesso, credo che nessuno mi seguirebbe. Per favore, potreste darmi una mano ancora una volta? Certo, darò tutto me stesso per la squadra Tutt'osso Maximus. Komasan, grazie. Bravo Komasan che ha preso l'iniziativa, avrei detto comunque sì. Ragazzi, ci sono tre mostri e sono pure giganti. E in più abbiamo da risigillare l'inferno infinito. Abbiamo troppa roba da fare, in più abbiamo anche l'altra prova del maestro mio. Insomma ragazzi, il prossimo appuntamento sarà epico. Io spero che questo vi sia piaciuto comunque, quindi mi raccomando tantissimi pollici nell'in su. Mi raccomando anche iscrivervi al canale, attivare la campanella se c'è in descrizione per non perdervi i prossimi episodi. Grazie mille per aver visto il video fin qui, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao ragazzi.